sembrano strani. Provo? Quando stai per partire non sei mai pronto, no? Quando programmi la cosa pensi, ok, faccio questa cosa, sono pronta, la voglio fare. Quando sei a 2 o 3 giorni prima dici, ma veramente io sto facendo questa cosa, sto prendendo una bicicletta. Però sì, una volta che sei partito è andata. Lasciare l'Italia per vedere qualcos'altro, no? Fino a che tu sei in Italia tutti parlano in italiano, capisci il menù del ristorante, no? Non hai la sensazione di essere partito per un viaggio, hai la sensazione di fare un giro, di fare una gita. Dopo il Delta del Po, sì, siamo saliti in Friuli, Trieste. Dopo il Delta del Po abbiamo fatto la Laguna di Venezia. Giusto, mi ero dimenticata la Laguna di Venezia. Abbiamo scelto di attraversarla in un modo un po' anomalo, facendo le isole della laguna. Ieri abbiamo fatto qua, oggi faremo 12 km da Alberone al Lido di Venezia, poi prenderemo un altro traghetto verso Vignoto. Quindi invece di fare l'orribile Romea che gira attorno, abbiamo deciso di tagliare la laguna proprio diametralmente attraverso Isola Pellestrina e... come si chiama la sua isola? Lido di Venezia. Lido di Venezia. Prima sera a casa di amici e poi sì, tutto campeggio libero. Com'è? Vediamo quasi. Siamo partiti all'avventura. I primi giorni abbiamo avuto dei ritmi un po' più blandi, abbiamo fatto una media di una 50 di chilometri al giorno. Abbiamo anche spinto un po' troppo rispetto al nostro allenamento, che era appunto zero. E dopo 3 giorni il mio ginocchio ha ceduto. Mi sono fatto fare un punturone dalla guardia medica. Dove eravamo? Eravamo da qualche in parte Friuli, là nel Friuli. Sì. Tu dopo tutto a posto. Devi prendere il ritmo, una volta che hai preso il ritmo, poi sali. L'importante è pedalare tutti i giorni, ti svegli la mattina, sali in bici e via. 50, poi fai 60, poi fai 70. Ma io non ho avuto problemi.
solo lui ha avuto problemi. È fica, fortissima. Sono stata bravissima, sono arrivata fino sulla montagna. Da Trieste si vede l'Istria e quindi si ha questa sensazione di attraversare il confine che non è solo il confine dell'Italia, ma che era anche il confine tra il mondo occidentale e l'Unione Sovietica. Il passaggio tra Italia e Slovenia non sembra veramente un confine, appunto perché non c'è nessun posto di blocco, quindi non si ha proprio la percezione di entrare in un altro paese. Dove una volta c'erano missili nucleari schierati e carri armati e bandiere rosse contro bandiere NATO, adesso ci sta un simbolino con le stellette dell'Unione Europea e il confine non esiste, vai e passi dritto. E sembra un casello abbandonato. Mentre fuori dall'Italia, per adesso ce l'abbiamo fatta. Here are the scenes I have. Non c'era nessuno in giro, abbiamo beccato il ristorante, poi ci siamo fatti una delle migliori mangiate di tutto il viaggio. Abbiamo mangiato gnocchi con i funghi porcini e Daniele ha mangiato una bistecca avvolta nel prosciutto e ripiena di formaggio. Con i funghi porcini. Con i funghi porcini sopra. Stavolta si mangia. Come sono? Buoni. Ananassini, la mia nuova droga. Dalla breve grandinata che abbiamo beccato in Croazia. In cui c'è stato il primo assaggino e qualcosa, insomma, poteva anche andare a storto meteorologicamente. Le mani ghiacciate. Gravis, you will see us for your heroes.